veste di rappresentante degli interessi finanziari di una potente multinazionale americana, lo studio legale Marson & Lormont ha inviato in Europa l'avvocato newyorkese Kate Walker per negoziare l'acquisizione della manifattura Vorarlberg, produttrice di automi e di giocattoli meccanici. Kate arriva nella cittadina di Val-Adelaine, nel cuore delle Alpi francesi. È convinta di non trattenersi per più di un paio di giorni. Sfortunatamente viene a sapere che la vendita è compromessa. C'è un erede, Hans Vorarlberg, scomparso molti anni prima. Kate deve ritrovare questo misterioso personaggio, poiché senza la sua firma non è possibile concludere la vendita. Visitando la fabbrica abbandonata, fa la conoscenza di un automa di ultima generazione di nome Oscar, il quale si presenta come il conducente di una strana locomotiva ferma alla stazione. Kate decide di salire su quel treno, sperando che la macchina e il suo pilota la conducano dal loro creatore, Hans Vorarlberg. Nonostante sia stata messa in guardia, criticata dai suoi cari e minacciata dal suo capo, Kate Walker si avventura in un lungo viaggio che la condurrà di stazione in stazione, sempre più lontano, verso est. Sulle tracce del passato di Hans Vorarlberg, la strada di Kate è costellata dalle invenzioni di quest'ultimo e dalle persone che l'hanno conosciuto e che si ricordano di questo ometto a dir poco originale e sbalorditivo. Kate scoprirà che è un inventore geniale, per lui nessuna costruzione meccanica ha segreti. A poco ripercorrerà le tappe della vita di Hans e capirà le ragioni che l'hanno spinto a fuggire sempre più verso nord, verso la Siberia, alla ricerca degli ultimi mammut. Dopo aver attraversato da ovest a est un'Europa segnata dalle ferite del XX secolo, Kate Walker riuscirà finalmente a ritrovare Hans Vorarlberg. Si trova di fronte un vecchio stanco e ammalato, ma sempre tormentato dalle sue ossessioni. A quanto pare, Kate Walker ha deciso di passare un colpo di spugna sulla sua vita precedente. Accompagnerà Hans Vorarlberg fino alla fine, fino alla realizzazione dei suoi sogni, lontano, fino alla mitica isola di Siberia. Abbiamo notizie di Kate Walker? No, capo, ancora niente. Dovrebbe essere qui a New York da diverse settimane. Capo, temo proprio che la perderemo. Non ritornerà più. La chiami. Siberia è un'isola. Un'isola sperduta nel mare. Dicono che Siberia non esiste, ma si sbagliano. Quest'isola è ricoperta di erba alta. Un'erba strana che cresce nella neve. I mammut ne mangiano continuamente. Hanno sempre fame. Hans deve riposare adesso. Ha la febbre molto alta. Kate Walker, mi porti a Siberia, la prego. I mammut, Siberia, tutte queste cose non sono che un sogno, Hans. Un sogno dell'infanzia. Me lo giuri, Kate Walker? Risponde ai nostri messaggi, capo. Provi ancora, accidenti. Pronto, signorina Walker. Un momento, la prego. Io... Mi dia qua. Pronto, Kate? Piccola cara, risponda dunque. Capisco che il suo ultimo incarico sia stato doloroso per lei. Mi creda, la società saprà dimostrarle quanto le è grata. Kate, è venuto il momento di tornare a casa. Il suo posto è qui, a New York. Il suo lavoro è qui. E anche i suoi amici e la sua vita. Kate! Kate? Kate? Kate Walker? Glielo giuro. Andiamo a Siberia. La macchina per i cilindri di Hans. L'ennesima cosa su cui Hans ha lavorato da quando è arrivato a bordo. Il mammut bambola di Hans. Buongiorno.
Buongiorno, Kate Walker. Hans, lo sa, credo di essere contenta di essere qui, di essere al suo fianco nella realizzazione dei suoi sogni. Quei sogni che sono diventati anche i suoi, Kate Walker. Quando ripartiremo? Voglio ripartire al più presto, ma è Oscar che decide, è lui il capotreno. Non vorrei essere poco delicata, ma non crede che questo viaggio rischi di essere un po' faticoso per un uomo della sua età? Andrò a Siberia, Kate Walker. Non si discute, l'argomento è chiuso, mi capisce? Crede che il treno continuerà a funzionare ancora a lungo? La neve è sempre più alta e fa sempre più freddo. L'ho progettato io, Kate. Ha pensato a ricaricarlo? No, non ancora. Allora lo faccia e partiamo. Hans, dove siamo? Da qualche parte, sulla strada che conduce a Siberia. È ancora lontana? Un po'. Quest'isola non l'ha mai vista nessuno. Nessun esploratore ne ha mai parlato e non è riportata su nessuna carta. So che Siberia esiste. A dopo. Sì. Arrivederla. Pronto? Kate Walker, sono Oscar, il suo macchinista. Oscar, cosa fa? Usa il telefono adesso. Il signor Vorarlberg mi ha messo insieme un arnese molto simile. Ha preso spunto dal suo piccolo apparecchio. L'abilità del signor Vorarlberg è decisamente unica. Siamo arrivati in stazione, Kate Walker. Dove siamo? Questo posto si chiama Romansburg, Kate Walker. Bene, vado a fare un giro qua attorno. Faccia attenzione, Kate Walker. Sì, Oscar. Buongiorno. Oscar? Sì, Kate Walker. Oscar, nessun cambiamento? Tutti i miei meccanismi e ingranaggi funzionano perfettamente. Ma lei, Kate Walker, sta bene? Niente di davvero complesso, Oscar. Ci riuscirò. Mi sembra così lontana, Kate Walker. Torni in fretta. Non sono molto lontana. A breve potrò parlarle di persona. Buongiorno, rientrerò solo a metà settimana. Richiamate. Buona giornata. La mamma non è a casa. Ad ogni modo non avrà sicuramente capito perché sono ancora qui. Uffici dello studio Marson and Lormont. Tutte le nostre linee sono momentaneamente occupate. Vi preghiamo di richiamare più tardi. Grazie. Mi chiedo perché continuo a chiamare questo numero. Con il freddo che fa non ho voglia di farmi la doccia, grazie. Thank you.
Benvenuta a Romansburg, l'ultima città prima della vasta tundra selvaggia e ghiacciata. Colonnello in pensione, Emeliov Gupachev, guardiano della scalinata dell'impero e gestore dello spaccio. Signora, per servirla. Signore e signori, benvenuti a Romansburg, città di frontiera. Romansburg. No, ma cosa dice mai? Qui io non servo a niente, Che accoglienza! Niente da fare, è chiuso a chiave. Buongiorno, mi chiamo Kate Walker. Buongiorno, mi chiamo Malka. Io sono Kate Walker. E tu sei Malka? Come? Malka. Malka e basta. Perché c'è un cancello che impedisce di scendere nella città bassa? Non è un cancello che impedisce di scendere. È un cancello che impedisce di salire. Ah, capisco. Secondo il colonnello, chi sta nella città bassa è gentaglia. Ti lascio. Vado a vedere cosa riesco a fare. Ritorna a salutarmi. Mi piaci proprio, Kate Walker. C'è qualcosa che non funziona in quest'affare. Che città strana! Che cosa ne pensa Oscar? I treni non dovrebbero mai fermarsi. Non mi piacciono le stazioni e nemmeno le città che le circondano. Sta generalizzando un po' troppo. Qui è tutto lugubre e non mi piacciono quelle case oltre il cancello. La città non promette nulla di buono. Bisogna essere prudenti. Ah, Oscar, lei è come sempre un coniglio. Sì, è ciò che si è, Kate Walker. Lo sa, a volte mi ripeto che dovrei ritornare a New York. Ha dei rimpianti, Kate Walker? Non lo so. Kate Walker, non credo che lei farà più ritorno a casa. Ormai è troppo tardi. Oscar, non è previsto che un automa come lei si metta a fare della psicologia. Hans ha davvero una brutta cera, non trova? La passione rimane viva, ma gli ingranaggi si consumano, Kate Walker. Immagino di sì. Ecco fatto, Oscar. Ho ricaricato il treno. Adesso possiamo partire. Impossibile, Kate Walker. E perché mai? Dovremo affrontare temperature estremamente rigide. Quindi abbiamo bisogno di carbone per riscaldarci. Per questa volta non le do torto, Oscar. Fa un freddo glaciale. Non appena avrà riempito di carbone il carro di rifornimento, potremo rimetterci in viaggio. Vedrò cosa posso fare, Oscar. Secondo lei siamo vicini alla nostra meta? Fa sempre più freddo, questo è certo. Personalmente però non ho nessuna meta, Kate Walker. Tuttavia il treno e io non siamo stati progettati per funzionare in eterno. Le sarei immensamente grato, per favore, di parlare di queste cose unicamente col signor Vorarlberg. A dopo, Oscar.
La rivedrò con piacere, Kate Walker. Un distributore di dolci. Buongiorno, signore. Mi chiamo Kate Walker e... Oh, un'americana, non è vero? In questo buco dimenticato da Dio. Ebbene, non è cosa da tutti i giorni. Sono il colonnello Emelioff. In un certo senso sono responsabile dell'amministrazione di questo luogo. Siamo appena arrivati col treno. Che posto bizzarro. Colonnello, non vedo l'ora di visitare la vostra città. Purtroppo non c'è granché da vedere. Oh, si può dire che è tutto qui, perché dopo non c'è più nulla, un'infinita distesa bianca, fino ai confini della Siberia ghiacciata. Cara signorina, direi che è bella arrivata nell'ultima roccaforte della civiltà. Mi dica, colonnello, ci sono molti treni che passano di qui? No, in realtà non sono qui da molto tempo. Andiamo ancora più lontano, verso nord-est. Un lungo viaggio con una destinazione impossibile. In realtà credo di accompagnare un vecchio verso i suoi ultimi sogni. Quelli come te, Kate Walker, finiscono per non ritrovare più la strada di casa. L'amico che mi accompagna è venuto qui altre volte. Si chiama Hans Vorarlberg. Lo conosce? Non sono qui da molto e... Mi dica, colonnello, perché la scala che conduce nella parte bassa della città è sbarrata da un cancello? In basso è in basso e in alto è in alto. Non sono le stesse persone e non si fa lo stesso tipo di affari. Capisci quello che voglio dire, Kate Walker? Colonnello, ho bisogno di carbone per il treno per continuare il viaggio. Dove posso trovarne? Là fuori c'è un distributore. E poi non ti preoccupare, Kate Walker. È lo Stato che paga. E in che modo si usa questo aggeggio? Basta tirare quella leva e scende da solo. È automatico. Tutto è automatico. La macchina per il carbone non si mette in moto. Ah, allora bisogna aspettare. Aspettare? Quanto tempo? Oh, una settimana o due. Il servizio di manutenzione non passerà prima di allora. Colonnello, mi scusi. Ha la chiave del cancello? No, non l'ho più. L'avrò perduta poco fa. Forse armeggiavo con questo odioso carillon. Va a sapere. Ma io non c'entro affatto. Il tuo arrivo, Kate Walker, ha stravolto le mie giornate. E poi l'evolversi delle cose, non sarei uscito e perciò non avrei perduto la chiave. E lei, colonnello, non è in grado di ripararla? Ho urgente bisogno di quel carbone, capisce? Oh, no, mi dispiace. La meccanica, i motori, insomma, non saprei dove mettere le mani. È compito del servizio di manutenzione, ecco tutto. Quindi non ha la chiave? Beh, no. Credimi, se l'avessi, te la darei. E quel cancello sarebbe subito aperto. E ovviamente non ne ha una copia. Bisognerà aspettare il servizio di manutenzione, Kate Walker. Fra una settimana. Ma allora come faccio a scendere?
Ah, non te lo consiglio. Tutti i buoni a nulla che vagano per la steppa presto o tardi finiscono per approdare alla nostra cittadina. Preferisco che quella gentaglia rimanga in basso. Non capisco. Sono un militare, Kate Walker. Faccio quello che mi viene ordinato. Ecco tutto. Andiamo a Siberia, un'isola lontana, ai confini della Siberia ghiacciata. È un lungo viaggio. Abbiamo bisogno di materiale. Cosa ne pensa? Siberia? Non conosco questo posto. Non saprei proprio cosa consigliarti. Nessun altro viaggiatore passa di qui. Per quale motivo, Kate Walker? Per andare dove? Dopo questa stazione non c'è più niente. Bene, la lascio alle sue faccende, colonnello. Sì, va bene. A dopo. Quest'aggeggio è bloccato. Vi ringraziamo d'aver chiamato Candy Roff. I nostri uffici sono chiusi per la stagione invernale. Sarà nostra premura dare seguito al vostro ordine non appena ritornerà la bella stagione. Nell'attesa, vi invitiamo ad assaggiare i nostri ottimi Oing Ing, dei piccoli pesci asiatici dal sapore dolce, i nostri Klondikes ripieni alle nocciole o ancora un'altra specialità canadese, i Catalas al miele.